Ciao belli, bentornati qui nella cucina per tutti per questo nuovo appuntamento. Oggi, come avete già visto nel titolo, prepareremo insieme scorzette di cedro candito e scorzette di arancia candita. Forse il periodo un po' richiama le preparazioni più tipiche, ad esempio del Natale, come il panettone. Tra l'altro qua fra poco uscirà la mia videoricetta che avevo girato l'anno scorso, quindi andate a visionare la mia preparazione del panettone. All'interno del panettone che ci mettiamo, ragazzi, se non la frutta candita, se vogliamo fare la ricetta classica? Ecco, oggi esaudisco le vostre richieste perché mi avete scritto in molti chiedendomi: Fabio, ci fai vedere come fare i canditi? Benissimo, nessun problema, oggi sono qui per voi. Quindi, siete pronti di vedere come preparare tutto quanto? Vi darò dei suggerimenti, quindi prendete nota, perché questo è un tutorial, ormai lo sapete, e mettiamoci al lavoro, perché i fornelli ci aspettano. Per prima cosa, ragazzi, acquistiamo frutta non trattata, biologica, proprio perché ci servirà la scorzetta. Quindi vado a togliere, in questo caso dall'altra arancia, le foglie e tolgo la calotta superiore e la calotta inferiore. Vedete? Con un coltello abbastanza affilato andiamo a recuperare degli spicchi. Vedete? In questo modo. Un po' come quando andiamo a sbucciare l'arancia per mangiarla, fondamentalmente. Possiamo ora andare a prendere la scorza, in questo modo. State attenti a non romperla, perché se rimane intera è anche più bella. E la depositiamo dove ci sono le altre. Andiamo avanti ora con il cedro. Togliamo anche in questo caso le due calotte. E siccome il cedro ha una parte bianca molto importante, che risulta amara, stiamo attenti, diciamo, a non prenderla tutta. Noi lo andiamo prima a suddividere a metà, così ci viene più semplice andare a sbucciarlo, eh? Quindi sempre nello stesso modo. Ovviamente nel cedro la parte bianca è molto più pronunciata, però facciamo lo stesso procedimento che abbiamo fatto per l'arancia, eh? Vedete? Molto più semplice, anzi, è normale che vi venga via anche parte della polpa, parte del frutto. E noi puntualmente con un coltello andiamo ad eliminarla. E cerchiamo di lasciarne più o meno così, eh? Vedete, non è tanta, però un po' c'è. E la mettiamo da parte. E continuiamo con tutto quanto il cedro. Se volete invece fare un lavoro più veloce, potete fare in questo modo, vedete? E poi tagliamo il cedro a spicchi. Ora, qual è l'altro procedimento da fare? Intanto, ovviamente, la polpa dell'arancia non la buttiamo, ci prepariamo una bella spremutina che fa anche bene. Allora, ci sono due modi per fare i canditi: tagliare gli spicchi già a listarelle e metterle nella pentola, oppure potete prendere le scorzette e tagliarle già a cubetti, come vi torna più comodo. Tanto la preparazione che andremo a fare fra poco sarà esattamente la stessa. Vedete che io le dosi, ad esempio, dello zucchero non ve le ho date. In base al peso della buccia della scorza andremo a mettere lo stesso peso in zucchero e lo stesso peso in acqua, però prima le andiamo a bollire. Pesiamo il tutto, mettiamo sulla pentola, tara, e andiamo a riporre tutte le scorze, tutte le bucce all'interno della pentola. Siamo a 308 grammi. Quindi per la seconda preparazione, mi raccomando, per la seconda preparazione utilizzeremo 308 g di zucchero e 308 g d'acqua, quindi lo stesso peso. Ora però riempiamo la pentola d'acqua e facciamo la prima bollitura. Possiamo accendere il fuoco. Da quando inizia a bollire contiamo 15 minuti. Vi chiederete: ma Fabio, scusami, se ci avevi dato l'indicazione di tagliarla a cubetti o a listarelle, perché tu non l'hai fatto? Perché a me semplicemente piace tenerle intere e tagliarle quando ne ho bisogno. Nel frattempo, per portarci avanti, pesiamo lo zucchero. Quindi avevamo detto 308 grammi. Vi do un consiglio furbo, un mio segreto,
ho messo circa 200 g di zucchero normale. Qui con me ho dello zucchero vanigliato in polvere a velo. Guardate, i restanti 100 g li andiamo a mettere con questo zucchero. Il risultato sarà ancora più buono, vedrete. Ora che è iniziato a bollire, possiamo mettere il timer. La prima fase di cottura è terminata, quindi spengo il fuoco e vado a scolare. Ho riportato, come vedete, la pentola sul fuoco e vado a mettere i 308 g d'acqua, vi ricordate? E i 308 g di zucchero. Ora accendo il fuoco, sto mescolando bene con una frusta per far sì che soprattutto lo zucchero a velo vada a sciogliersi. Una volta che tutto lo zucchero si sarà dissolto, si sarà quindi sciolto all'interno dell'acqua, andremo a mettere le scorze. Ora il procedimento sarà molto semplice, però dovremo stare qui ai fornelli, dovremo controllare per bene. Cioè dovremo fare in modo che le scorze diventino caramellate. Ed è lì che poi fondamentalmente saranno pronte. Tra l'altro prima non vi avevo detto che le bucce, dopo averle scolate successivamente alla bollitura, le ho lasciate asciugare per circa una mezz'oretta. Portiamoci ora avanti preparandoci una placca da forno con della carta da forno. Se puntualmente diamo una mescolata ci accorgiamo di quanto lo sciroppo si stia restringendo o meno. Per ora, come notate, è ancora abbastanza liquido, quindi le bucce devono cuocere ancora per un po'. Eccoci, abbiamo spento il fuoco ed ora guardate, sono bellissime. Riponiamo le scorze ora qui sulla carta da forno. Dobbiamo lasciarla asciugare per qualche ora. Questo è il risultato dopo circa 2 ore di riposo. Si sono per bene asciugate. Mi sono preparato un bel Tupperware dove andrò ad inserire le scorze pronte. Intanto voglio farvele vedere, guardate, sono davvero bellissime. E finalmente, dopo un po' di preparazione, un bel po' di tempo, sono pronte. Guardate che belle. Allora siamo giunti al termine di questa bella preparazione. Spero vi siate divertiti. Guardate, la soddisfazione di fare i canditi in casa, queste belle scorzette, è davvero unica. E vi accorgerete che anche il gusto è un po' diverso, in senso positivo ovviamente. Volete rimanere aggiornati su tutti i video che vengono caricati qui sul mio canale YouTube? Allora seguitemi sulla mia pagina Instagram che si chiama, per chi ancora di voi non lo sa, La Cucina per Tutti 1.0. Sul canale invece iscrivetevi, lasciate dei like, dei commenti e anche dei suggerimenti. Noi ci vediamo alla prossima ragazzi, una buona giornata!